Salve, benvenute e benvenuti nel canale dei Sorrisi Azzurri. Oggi voglio condividere con voi alcune tecniche, alcuni metodi che ho imparato con il tempo per riuscire a liberarmi nell'immediato dai pensieri negativi che, se non ben gestiti, possono condurci a vivere ore e giornate intere nell'angoscia, nella tristezza, in stati ansiosi, comunque in situazioni psicologiche di grande sofferenza. Bene, non dobbiamo mai permettere ai nostri pensieri e anche a nessun'altra persona di angosciarci, di renderci tristi. Dobbiamo sempre lottare per far sì che il nostro sorriso sia sempre luminoso dentro il nostro cuore, nei nostri occhi e nel nostro sorriso. Pertanto, la prima tecnica che io utilizzo e consiglio a tutti voi per liberarsi dai cattivi pensieri è quello di avere un atteggiamento fisico, una postura da persona gioiosa, quindi sempre viso e testa alta, spalle ben in fuori, pancia in dentro, insomma tutto un atteggiamento fisico che è quello di una persona entusiasta e sorridente. Quindi sorridiamo anche quando non abbiamo voglia. Non incurviamoci e aiutiamo il pensiero triste con un atteggiamento triste. Evitiamo che il corpo imiti il pensiero, evitiamo che fisicamente il corpo somatizzi la negatività, quindi cerchiamo di respingere il cattivo pensiero prima di tutto con un atteggiamento corporeo che manifesta l'esatto opposto di ciò che ci conduce invece a manifestare il pensiero. Quando abbiamo le buone giornate, cerchiamo di sorridere ancora di più, di essere più sorridenti e comunque di avere il vizio di sorridere, il vizio di essere allegri. Ecco, se abbiamo questo atteggiamento allegro molto più di quello che siamo nei momenti, sì, quando avremo i momenti tristi, riusciremo più facilmente a sorridere e a cambiare atteggiamento. Quando siamo tristi e scoraggiati, non abbiamo voglia di far nulla e quindi quello è il momento giusto per uscire da quella zona di comfort in cui ci conduce la tristezza e cerchiamo di fare, quindi impegniamoci in un'attività semplice per noi che però ci fa muovere, quindi usciamo a fare una bella passeggiata, corriamo oppure stiamo in casa ad ascoltare musica allegra, decidiamo di metterci a ballare, a cantare, ecco, contrastare il momento di tristezza con un'attività, quindi lasciamo comunque il pensiero fare la sua strada, quindi in qualche modo acconsentiamo che al pensiero di continuare le sue elucubrazioni, ma nello stesso tempo con il fisico agiamo, non stiamo lì a concentrarci sul pensiero triste, sull'emozione che questo pensiero poi veicola. Lasciamo in contemporanea che questo pensiero, che questa tristezza ci invada nella mente, ma col corpo muoviamoci. Il fatto di doverci impegnare nel movimento deve poi aiutarci a trovare un gesto e delle parole positive che siano da sostituire a quelle negative. Creiamo comunque, soprattutto nei momenti in cui stiamo bene, una sorta di elenco di frasi incoraggianti, frasi belle, frasi motivanti, frasi che inneggiano al sorriso, alla positività, e uniamo una sorta di gesto e parola scaccia tristezza. Creiamocene qualcuna di simpatica, di anche ridicola, ecco, che anche
pensata, soltanto pensata questa parola e anche questo gesto, ecco, soltanto pensato, deve in qualche modo essere quella valvola di apertura del tappo della felicità. Sicuramente riuscire a dormire bene è qualcosa che ci aiuterà a evitare che nascano cattivi pensieri. Dormire bene significa fare le giuste ore di sonno senza interruzioni e non cercare di dormire troppo, perché anche il dormire troppo poi crea tristezza, ansia, angoscia. Cerchiamo di regolare il sonno in orari che aiutano il nostro bioritmo ad avere una armonia nelle nostre azioni quotidiane, nelle nostre routine. Quindi evitiamo di andare a letto troppo tardi, così riusciremo, se non ci siamo abituati, ad alzarci presto. Quindi facciamo le nostre ore di sonno tranquillamente e curiamo la nostra alimentazione, aggiungendo, se ne è priva la nostra alimentazione o ne è povera, frutta e verdura. Infatti, frutta e verdura e un buon sonno continuo ci aiuteranno a essere più sereni e tranquilli. Ricordiamoci che l'umore è contagioso, quindi non circondiamoci di persone negative, tristi, lagnose. Dobbiamo assolutamente fare pulizia nella nostra vita di tutte le presenze che ci danneggiano da qualsiasi punto di vista. Senza perdere la nostra gentilezza, cerchiamo di allontanare con garbo tutte le persone che in qualche modo sono ladri di sorrisi, ladri di felicità, ladri di serenità, e ce ne sono tante. Purtroppo noi forse siamo abituati al fatto di vedere una persona negativa solo se questa persona è totalmente negativa. Però una persona può avere mille pregi, ma avere quei piccoli difetti che per noi sono deleteri. Ciò non deve condurre a giudicare male determinate persone, però se non sono positive per noi, leviamole dalla nostra vita. Perché se ci abituiamo a sopportare la gente negativa, poi ne pagheremo le conseguenze a livello di tranquillità, a livello di umore. Quindi via via tutte le persone che per noi sono negative. Magari possono essere delle brave persone e creare una relazione positiva con persone diverse da noi, ma con noi l'alchimia diviene tossica. Quindi queste persone eliminiamole. Infatti, quando ci relazioniamo con gli altri, dobbiamo cercare di avere dei rapporti in cui al massimo ci deve essere una situazione di tolleranza, ma non di sopportazione. Essere tolleranti è una buona qualità, ma quando si arriva alla sopportazione, allora bisogna rompere completamente. Certo, c'è sempre una sorta di tristezza quando una persona va via dalla nostra vita. A me è capitato di recente, per esempio, di avere degli screzi con delle amiche e quindi poi la soluzione è stata l'allontanamento. Dentro mi porto un po' di malinconia, di tristezza, perché avrei voluto continuare il rapporto serenamente, però per cause involontarie, magari per colpe mie o per colpe, più che colpe parliamo di responsabilità. Se il rapporto si è guastato, ognuno deve andare per la propria strada senza fare giudizi negativi su queste persone. Perché magari quella è una fase della vita, magari anch'io ho sbagliato, quindi senza giudicare, senza amareggiarsi, levare queste presenze che per il momento non vanno bene, chissà, poi la vita potrebbe farci rincontrare, ma
eliminare, perché la cosa più importante è che ognuno sia sereno e tranquillo e che non abbia problemi dalle relazioni. Diventa un po' più difficile se si tratta di familiari, ecco lì bisogna invece lavorare, combattere, riuscire, perché non possiamo allontanarci per esempio da una madre, da un padre, da un fratello e così via. E consiglio anche in caso di partner comunque di lavorare su, non buttare subito via queste situazioni, perché anche nelle amicizie, quando sono amicizie nuove, non consolidate, è bene allontanare. Se sono amicizie consolidate nel tempo, allora bene tutto questo discorso che ho fatto prima di allontanare via, prima di buttare la spugna, cerchiamo di lavorare sopra, vedere se si riesce a trovare una soluzione per vivere con anche gradi di tolleranza buoni, positivi, costruttivi, però ecco appunto se bisogna sopportarsi, lasciar stare. Magari anche arrabbiarsi, io per esempio in passato mi sono arrabbiata fortemente con delle persone, considerandole anche disprezzandole, ecco, sono arrivata a disprezzarle, sono arrivata a pensar male al mille per mille. Poi ho smesso di giudicare perché io comunque non ho la comprensione totale, la conoscenza totale di quella persona per disprezzarla. Lo stesso vale anche per averne un giudizio positivo al 100%. Ecco, lasciamo scorrere via, cerchiamo di vivere tranquilli e non lasciamo dentro di noi neanche l'amarezza. Quando va via l'amarezza e la rabbia, allora a quel punto il rapporto si è sanato, quindi la persona è andata completamente via dalla nostra vita e siamo in pace. L'importante è stare in pace. In alcune situazioni non è facilissimo, appunto, in caso di un partner, in caso di familiari con cui per anni si è magari anche convissuto e tutto è difficile, però è un'operazione che va fatta con coraggio e non bisogna star lì a rotolarsi nella situazione, ma perché? Ma per come, così, che rabbia, eccetera, eccetera. Fa bene in un certo periodo focalizzare con rabbia anche, che so, immaginarsi di colpire questa persona, ecco, però invece di avere immagini truci, dico, di ammazzarlo, di picchiarlo, di fargli tutto il male possibile, anche in modo criminale, ecco, trasformiamo la rabbia nel pensare di dover spruzzare questa persona con acqua, buttargli addosso torte, cose. Immaginiamo, ecco, visualizziamo qualcosa che ci dia modo di sfogare la rabbia che abbiamo nei confronti di queste persone senza però attivare l'energia della violenza, ma l'energia dell'esplosione, del rifiuto, ecco, dell'allontanare. Ecco, allontaniamo senza amareggiarci. Non è facile questo lavoro, non è facile, bisogna arrivarci con il tempo. Ecco, se si riesce a fare questo lavoro, poi si è tranquilli, si è sereni. La cosa più importante è questa, la serenità, che deve anche quindi liberarci da ogni forma di odio verso chi è che magari ci ha fatto del male e magari ce l'ha fatto anche seriamente il male. Bene, non importa. Perdoniamo perché nessuno è perfetto, perché comunque chi fa del male è una povera persona da compatire. Quindi lasciamo perdere, leviamo dalla nostra vita tutti questi pensieri negativi che ci possono venire dai ricordi di una persona che ci ha fatto tanto del male. Lasciamo stare per far sì che
Se allontaniamo questa persona completamente dai nostri pensieri, non risorgerà attraverso la tristezza dentro di noi a rovinarci le giornate. E quello che conta è la nostra serenità, la nostra tranquillità. Facciamo spazio alle cose belle, cerchiamo di mettere da parte le cose brutte. Non è facile perché il subconscio risorge, rinasce, ritorna. E proprio per questo bisogna dormire bene, perché dormendo bene il nostro cervello, che non riposa mai anche quando dormiamo, in quei momenti in cui noi dormiamo fa il suo lavoro di rielaborazione e di liberazione delle cose brutte. Cerchiamo quindi di parlare con noi stessi in modo positivo e tutte le tristezze se ne andranno. Tutto magari il male che abbiamo subito o anche che abbiamo fatto, possiamo avere anche del rimorso che risorge nel nostro inconscio, nel nostro subconscio, che poi magari ci porta a un pensiero triste, che magari dice: ma perché sono triste? E magari è una cosa che, ecco, lavoriamo molto su di noi. La felicità è qualcosa che è soltanto per le persone attive, è soltanto per le persone volitive, soltanto per le persone che si danno da fare. Nella pigrizia non può esserci la felicità. Anche in questo tipo di pigrizia, di lasciarsi andare in zone di comfort negative, quindi nell'odio, nell'amarezza e in tutte quelle situazioni di pensieri che ci fanno soltanto Quindi male. poi, quando siamo di fronte ai nostri cattivi pensieri e ai nostri pensieri tristi e debilitanti, cerchiamo di non far vagare la mente intorno a loro, ma cerchiamo un pensiero specifico che magari ci metta anche a contatto diretto e schiaffeggiante di fronte a quello che ci sta angosciando. Facciamo questo lavoro. Siamo sempre comunque in una posizione di attività e mai di subire in modo passivo il pensiero che ci va a disturbare. Un altro modo per essere vincenti e sorridenti di fronte a pensieri negativi è quello di dire: a questo ci penso dopo, ovvero mettersi a lavorare, mettersi a fare quello che è programmato nel nostro giorno, e poi dire: quando finisco di fare ciò, mi metterò a pensare a questa cosa che mi angoscia. Bene, se noi faremo determinate cose tranquillamente, cercando di non pensare a quello che ci angoscia, ci concentreremo senza rendere conto nelle nostre attività, e quando poi dice: beh, alle 7 penserò a questo, quando andremo dice: beh, adesso mi concentro a pensare sul brutto pensiero, al 90%, nel 90% dei casi quel pensiero non ci apparterrà più. Altro modo per vincere questi cattivi pensieri è quello di immergersi nella meditazione. Meditiamo di fronte al pensiero negativo che abbiamo e guardiamolo con compassione e senza giudizio, perché poi alla fine la maggior parte dei nostri pensieri negativi partono dal giudizio che abbiamo sulla situazione o sull'emozione che questo pensiero ci fa scaturire. Quindi cerchiamo di levare dalla nostra testa la situazione del giudizio, perché tutti i nostri problemi con noi stessi e anche con gli altri molte volte nascono dai cattivi giudizi e dal pensiero al Quindi giudicare. è essenziale non poi fare un passaggio di modificazione dei pensieri, ma riuscire ad imparare a pensare nel modo giusto, perché se noi riusciamo ad imparare a pensare nel modo giusto, riusciremo gradualmente a liberarci da qualsiasi brutto pensiero.
Ricordiamoci che tutti i pensieri sono transitori e quindi sono transitori anche i pensieri negativi. I pensieri negativi che nascono da emozioni negative sono poi emozioni negative, come ho detto prima, determinate da giudizi negativi su varie situazioni. Ed è proprio il giudizio che ci va poi ad angosciare ed è per questo che non con un atto di volontà ci si può liberare dai pensieri negativi, ma cambiando quindi il modo di pensare, scevro, libero da ogni giudizio. Questa cosa l'ho imparato anche proprio grazie a una persona negativa che era un giudicante. Un giudicante che rovinava tutti i rapporti che aveva nella propria esistenza proprio per questo motivo, perché si metteva sempre su un piedistallo a dire tu così, tu colà, ed era giudicante con una presunzione camuffata da sicurezza che poi faceva terra bruciata intorno a lui e che quindi determinava un'impossibilità di avere un rapporto amicale, un rapporto di qualsiasi tipo, vero, sincero e paritario con lui, perché c'era sempre questo dislivello tra lui e gli altri proprio per il porre sempre sotto giudizio le azioni degli altri, la vita degli altri, eccetera, ma anche se stesso. Ecco, i nostri pensieri negativi nascono dal giudizio su noi stessi, da un giudizio negativo su noi stessi. Una volta addirittura una mia amica, che considero amica anche se lei ha deciso di rompere i ponti con me, una delle ultime parole che mi ha detto per messaggio dice: non giudicarmi perché non ti mettere a giudicare. Ecco, io invece proprio in quel caso non avevo assolutamente giudicato le sue azioni, il suo modo di fare. Avevo semplicemente manifestato le mie emozioni, il mio sentirmi nei confronti del suo atteggiamento. Lei ha trasformato il mio pensiero, che era semplicemente l'espressione di un mio disagio, dicendo: se tu ti comporti in questo determinato modo, io mi sento in quest'altro determinato modo, ma non era assolutamente giudicante. Penso che si sia detta da sola il fatto che lei giudicasse se stessa in qualche modo negativo e anche quindi la sua sofferenza fosse determinata dal fatto che stava a giudicarsi. Quindi, concludendo in tutto questo discorso, voglio dire che liberarsi dei pensieri negativi è un'operazione che richiede conoscenza di se stessi, passando per una sospensione di giudizio su quello che siamo noi, su quello che è il nostro passato, su quello che sono le nostre relazioni, su quello che sono le nostre capacità. Sospendiamo ogni giudizio su di noi, abbracciamoci, accettandoci per quello che siamo, sempre un discorso ovviamente di miglioramento, e quindi saremo così liberi da ogni triste pensiero. Impariamo a pensare nel giusto modo e saremo sempre liberi da ogni angoscia, ogni stato ansioso, ogni tristezza. Il sorriso nasce, il buon pensiero nasce dal non giudizio. Quindi impariamo a prendere il bello che c'è. Lavoriamo su di esso, costruiamo la bellezza dentro di noi, fuori di noi, doniamo la bellezza che possiamo in qualche modo scoprire, conoscere, essere in grado di costruire, ponendo su tutto, la cosiddetta epochè, quindi la sospensione del giudizio.
Voi, riguardo a tutti questi discorsi che ho fatto, cosa ne pensate? Fatemi sapere nei commenti quello che è il vostro modo di vivere la vita, cercando di viverla sempre il più serenamente possibile, nel modo più scevro da tristezze, da cattivi pensieri. Spero con questo video di avervi dato degli spunti utili. Se così fosse, vi prego di mettere un bel like, iscrivervi al canale e io vi do appuntamento per domenica, augurandovi come al solito sorrisi, serenità e buoni pensieri. Ciao!